Ciao a tutti ragazzi, sono Andri dello staff Let's Play FIFA www.letsplayfifa.it, link pagina Facebook in descrizione. Sono qui oggi con il quinto episodio del nostro Road to 300k. Oggi facciamo il colpo grosso con una tecnica che però è rischiosa e va saputa applicare e va applicata bene: il price fixing. Partendo dai 60.000 crediti che abbiamo raccimolato nei precedenti episodi, oggi con questa tecnica raddoppieremo anche di più il nostro budget. Con chi facciamo il price fixing per questa volta? Facciamo con un bronzo inglese, Ibe, attaccante Liverpool. Allora, per fare un price fixing ci stanno dei requisiti che vi mostrerò alla fine del video con un bel foglio, un bello schema, che vanno saputi di applicare. Quantanto cerchiamo Ibe e compriamo tutte le copie esistenti, calcolando che non sono tantissime. Quindi, qualsiasi prezzo o offriamo o compriamo ora, perché più ne prendi col compro ora e più vai veloce. Perché siccome questa è una serie comunque dove bisogna registrarla a una certa velocità, se no vi propongo se vi proponessi un episodio registrato ieri sarebbe cagare. Insomma, qua compriamo tutti col compraora, è molto diverso dal solito. Di solito si fanno le offerte e si rende col compraora, invece no, si prende tutti gli esistenti col compraora. E qua stiamo finendo di comprarli, e così da avere il totale monopolio questo attaccante bronzo inglese che per una BPL, come vedremo, è molto usato e che ha anche altri requisiti. Ed è appunto questo uno delle cose fondamentali perché un price fixing abbia successo. E poi un'altra cosa che sarà fondamentale è saper vendere, perché dopo aver acquistato tutto c'è una speciale modalità di vendita che vi spiegherò. Qua intanto abbiamo preso tutti, non ce n'è più nessuno sul mercato a parte due, perché abbiamo fatto le offerte, che poi compriamo a 3.500. Ora, dopo aver inviato tutti la lista trasferimenti, mettiamo 3 a protezione, diciamo, intorno ai 12.000 crediti, così il prezzo base di eBay diventa 12.000 crediti. Però il price fixing non sta nell'aspettare che comprino questi da 12.000 crediti, ma sta, come vedete adesso, metto l'ultimo a 12.000 e poi ne metto uno a 10.000. Così chi lo comprerà spera di farci compravendita e rivendere la sua volta a 12.000, quindi anche se uno non lo usa per la sua squadra lo vorrà usare per compravendita. Comunque dopo qualche minuto l'avevo venduto e allora ho iniziato a metterne anche altri. Ne mettevo uno o due alla volta o al massimo 3 a 10.000 e man mano che mi compravano mettevo gli altri. E loro li compravano perché vedevano che il prezzo medio era 12.000, il prezzo medio impostato dei miei 3. E così alla fine, tac, tutti venduti a 10.000 crediti. Più i 3 che ho ancora, che sono rimasti a fare da scudo e che stanno a 12.000 crediti. Quindi, ricapitolando, dovete mettere 2 o 3 giocatori a fare da scudo e impostare un prezzo medio, e poi inserite man mano, uno alla volta, dei giocatori a prezzi di 2.000 circa in meno, che così li avete presi tutti su 3.000 o 4.000, avete rivenduto a 10.000, e qua avete ancora 3, in questo caso di IBE, ma comunque del vostro, i vostri giocatori che poi rivenderete dopo un po' di tempo anche a meno crediti. Però insomma, con questi IBE, con quegli altri, con quei 14 che abbiamo venduto a 10.000, ci abbiamo 933.000 e abbiamo raddoppiato, se non di più, il nostro budget. Allora, premetto già che voi non potete ovviamente fare price fixing sul mio stesso giocatore, quindi questo è un episodio proprio che voi non potete copiare, mentre gli altri, un giocatore bene o male potete provare a copiare, ma anche se lo vedete in tanti non ci riuscite. Quando vedrete questo episodio, che penso sarà oggi intorno alle 6:15, penso che arriverà verso quest'ora, 15 novembre, e dovete considerare appunto queste cose. Allora, questo è un elenco, diciamo, di quando il giocatore è price fixabile, cioè i requisiti che deve avere un certo giocatore per essere appunto price fixabile. Allora, innanzitutto non deve essere oro, perché degli oro non esistono troppe copie sul mercato. Al massimo lo potete fare su un IF, perché gli IF dopo la settimana non escono più dai pacchetti e quindi sono buoni per i price fixing. Ma io mi diverto di più a farli con i giocatori argento e con i giocatori bronzo, perché ci pensa meno gente e perché possono fruttare veramente tanto. Poi gli altri requisiti appunto li state leggendo, e spero che questa tecnica del price fixing vi sia piaciuta. A noi ci ha fruttato anche solo per registrare un video, 70.000 crediti che non si buttano per niente. E quindi ci stiamo avvicinando sempre più ai 300.000. Poi venderò anche gli altri 3 liberi rimasti a fare da scudo, prezzi sui 7.000-8.000, niente di niente che, però comunque in maniera tale da fare un certo profitto. E boh, e spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con una doppia video player review. E intanto vi lascio gli ultimi video. Bye bye.